Ragazze, ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. Vi ringrazio per aver cliccato su questo video e come avrete letto dall'anteprima andremo ad affrontare un argomento che vi interessa molto a quanto pare. Evidentemente l'assenza di video inerenti ad Avon nel canale non è passato inosservato e alcuni di voi mi hanno contattato. Ragazze, il discorso e la domanda che mi viene posta non è diciamo particolarmente coerente con quello che è la mia attività attualmente in Avon. Come sapete, ve l'ho detto più e più volte, io ordino praticamente soltanto per me e per alcuni amici e conoscenti qualora mi chiedano qualcosa, ma di fatto ordino per me, ordino per il canale, perché a voi i video Avon piacciono, probabilmente vi piacciono maggiormente quelli dove si mostrano i cataloghi, mi sembra evidente, quelli dove si fa vedere qualche prodotto in anteprima, perché poi alla fine tutti i video un pochino più scherzosi, più divertenti a tema Avon non hanno gli stessi riscontri di performance di altri video, quindi sostanzialmente è quello che a voi interessa maggiormente. Siete quasi tutte presentatrici, quindi è inutile che facciamo finta di niente, lo sapete qual è al momento la situazione, i pacchi arrivano con un enorme ritardo, ci sono problemi sul sito hackerato, attacco informatico, attacco alieno, fate come un po' ve pare, chiamatelo come volete. Provate un attimino a mettermi nei miei panni. La situazione economica è quella che è e io ho un canale da portare avanti, che ci piaccia oppure no. Diventa quindi per me molto difficile poter creare una programmazione, per quanto nel mio caso sia il più casuale possibile, quando ho tempo, quando ho modo, quando ho la possibilità di mettere contenuti sul canale, diventa assolutamente impensabile che io possa decidere di investire dei soldi per un qualcosa che non so neanche quando mi arriverà. Quindi non sono veramente, ragazze, in grado di dirvi se da qua a un mese, quando andrà in scadenza la fattura di un ordine del genere, io avrei soldi per pagarla. E siccome non mi piacciono i sospesi, è una cosa che non sopporto, una cosa che non mi piace avere debiti, mi trovo nella condizione di non poter fare ordini, perché non mi viene garantita di avere per le mani un materiale che io utilizzo per portare avanti un canale YouTube. Piuttosto, se ho qualche soldino che mi avanza da poter investire, preferisco uscire, andare da Kiko, andare da Wycon e magari mostrarvi le ultime collezioni di queste aziende. È proprio per me appunto impensabile, quindi la risposta alla vostra domanda è che no, io non ho lasciato assolutamente Avon, solo semplicemente ordino a titolo personale, per il mio gusto, per il mio piacere, con la speranza che i miei video vi possano essere anche d'aiuto, ma data la situazione non vedo perché mi dovrei andare a mettere in una situazione che probabilmente mi causerebbe solo danni, ma anche semplicemente di stress, perché non si capisce dove sono questi pacchi, quando arriveranno. Non ho voglia, ho la possibilità semplicemente di tirarmene fuori, perché non ho un'attività con Avon da portare avanti, anzi ci tengo a precisare che sono veramente molto dispiaciuta per tutte le ragazze che invece hanno un lavoro attivo, che stanno dopo addirittura la pandemia, a vedersi veramente non riuscire a ripartire serenamente e quindi vedersi togliere anche quel piccolo introito che magari proveniva dall'attività Avon. Io sono veramente molto dispiaciuta e capisco che il momento non è assolutamente facile, c'è molto nervosismo, che ci sono delle difficoltà che sono fiduciosa verranno risolte, spero il prima possibile. Ancora una volta ricevo tanti dei vostri messaggi, non ho fatto la Monte, ne dico 4, perché abbiate pazienza, è come sparare sulla Croce Rossa. In virtù di cosa faccio un Avon che te ne dico 4 nei confronti di un'azienda in cui in questo momento non funziona quasi nulla? Sarebbe semplicemente una vera e propria cattiveria. C'è stato un attacco informatico, i sistemi sono andati in down ormai da diverso tempo, già in precedenza si avevano delle difficoltà a riprendere ritmi normali. Fare una volta, ne dico 4, in queste condizioni è semplicemente pura cattiveria, quindi non vedo il motivo di farlo. Vi ringrazio per chi mi ha contattato, ma non c'erano dubbi, dimostrato che c'è stata una gestione di questo fatto diverso da zona a zona. Alcuni responsabili l'hanno affrontato, a mio parere, in modo più maturo, più corretto. Per esempio, io non ho nulla da recriminare alla responsabile della mia zona, che vi ricordo è la zona 604, perché c'è stata massima trasparenza e tempestività da parte della mia responsabile nel comunicare la situazione e nell'affrontare insieme la gestione della stessa, mentre parlando con alcune di voi la stessa chiarezza in altre zone non c'è stata, e credo che sempre questo, in un momento di difficoltà, comporti proprio difficoltà maggiore ad uscirne, perché vengono fuori informazioni che alcuni hanno, alcuni non hanno, e vengono
filtrate in modo edulcorato da alcune responsabili di zona, quindi quando si vanno ad incontrare due consulenti di zone diverse, le informazioni in mano alle consulenti sono diverse, si va a creare una situazione di caos ancora maggiore rispetto a quella che c'è attualmente in atto. Quindi no, ragazze, vi ripeto, io non farò la Conte, ne dico quattro in queste condizioni, perché non ritengo di potermela prendere con Avon in questo caso. Loro hanno dichiarato di aver subito questo attacco informatico, io non ho nulla da aggiungere e nulla da dire. Tornare di nuovo a parlare delle responsabili di zona, l'abbiamo fatto praticamente in tutte gli Avon, te ne dico quattro, e ripeto, alcune l'hanno gestita molto bene, altre, come sappiamo, come al solito, no. Per quanto riguarda il fatto del non arrivo degli ordini, vi ripeto, è semplicemente una mia scelta, perché al momento regna troppo il caos, e io, potendo scegliere, perché non lavoro per Avon, vi ripeto, posso evitare di andarmi a mettere in una situazione che magari mi può creare semplicemente nervosismo. Torneranno assolutamente i video di Avon, spero in linea poi con le uscite che ci saranno, perché tra l'altro, ragazze, dovete rendervi conto che sia voi mi dimostrate che preferite quei video, perché quando vi dico iscrivetevi, mettete il mi piace, commentate, se andate a scorrere indietro, sono più o meno sempre le stesse rubriche, quelle che vanno per la maggiore. Quindi sì, potrei mettermi qua a fare i soliti sketch, mi trucco con Avon imitando il trucco di XX, ma di fatto quel video non ha poi tanto riscontro da parte vostra, quindi so che sono quelli i contenuti che vi interessano di più, che vi piacciono di più, che probabilmente vi sono più utili, ma capite pure, io faccio un ordine adesso, non so quando mi arriva, capace che mi arriva che è già in corso la campagna, magari 5, quelle anteprime non sono più anteprime. Io ho speso dei soldi che, tra l'altro, in questo momento non ho, per mostrarvi dei prodotti che a voi, sinceramente, ormai frega il giusto. Quindi è semplicemente una motivazione di questo genere. Questo perché chiariamola una volta per tutte questa cosa. Voi siete presentatrici, consulente, fatevi chiamare come vi pare, è il vostro lavoro e fate determinati investimenti per far sì che la vostra attività cresca e che quindi voi di conseguenza guadagnate qualcosina di più. Tra l'altro ci saranno sul canale dei video dove in modo generico, senza affrontarla dal punto di vista Avon, Faberlic piuttosto che Yves Rocher, parleremo della vendita diretta, di come incrementare i clienti, di quali azioni si possono fare per fidelizzarli. Sicuramente ci saranno video di questo tenore. E giustamente tutte le vostre iniziative, ma anche quelle di voi, creano un canale YouTube, lo fanno con lo scopo di incrementare il proprio lavoro. Lo vedo, non sono stupida, quando lasciate i commenti qua sotto, anche io ho comprato, ho fatto il video, vienimi a trovare, è una pubblicità occulta che viene lasciata sotto i canali delle persone che andate a visitare. Questo è normalissimo, una pratica che normalmente si fa, fanno un pochino tutti. Nel mio caso, ragazze, il canale non è nato in funzione di Avon, è diventato poi molto legato ad Avon perché erano i video che venivano visti di più, ma infatti parlo un po' di tutto in questo canale, più che altro di cose che sono di mio interesse e che molto spesso riguardano anche i vostri interessi. Quindi quando io compro Avon, lo compro in funzione del canale, non in funzione di una attività commerciale che spero cresca ed aumenti tramite anche il canale. È diverso, sono i prodotti Avon che mi servono a far crescere il canale. Quindi nel momento in cui quei prodotti perdono questa utilità, perché hanno meno visualizzazioni, perché hanno meno condivisioni, perché hanno meno commenti, automaticamente quel prodotto andrà man mano scemando. Per assurdo, se in un futuro, per darvi ancora di più l'idea, noterò che proprio i video Avon non vanno più per niente, cioè sono sotto media rispetto ai video che trattano di qualsiasi altra cosa, è presumibile che io smetta di fare video Avon. Cioè, non so se mi sono spiegata, c'è una sottile differenza fra quei canali che cercano di incrementare la propria attività Avon utilizzando i prodotti Avon e mostrandoli, e il mio canale che invece usa anche Avon per avere contenuti che vi possano piacere, quindi c'è una sottile differenza. La differenza si vede anche nel commentarlo un prodotto. Ovviamente, se io te lo voglio vendere, ho necessità di venderlo, sarò molto più tirata con le recensioni. A me non interessa perché io non vi voglio vendere niente, non vi voglio far entrare in Avon assolutamente, quindi di conseguenza mi sento molto libera nell'espletare quelle che sono le mie osservazioni su un determinato prodotto. È vero, c'è stato il link dello store sotto a lungo, ma come vi dicevo e ve lo dicevo veramente in ogni video, era un aiuto che si poteva dare al canale per far sì che io potessi mostrarvi più prodotti, perché comunque voglio dire le finanze di ognuno di noi sono
quelle. Su questo penso di essere stata molto chiara, altrimenti sarei stata una woman leader da tempo. Sapete benissimo che non ne ho interesse, che non mi piace, che non lo vorrei assolutamente mai fare. Un'altra domanda che mi fate è: ma però perché Faberlic? Sì, quando saprete e capirete il meccanismo di Faberlic, vi ripeto, tanto ci saranno anche video in quello, capirete per quale motivo una cosa sì e l'altra no. È molto, molto semplice e molto basilare. Preferisco quel tipo di meccanismo lavorativo piuttosto a quello che ha predisposto Avon. Ma come questo canale lo seguono anche tante altre ragazze, qualcuno fa Yves Rocher, qualcuno fa Christian Line, cioè sono veramente tante le ditte che fanno questo e io sono fermamente convinta che dobbiate scegliere la ditta che vi piace di più e quella che ha una struttura lavorativa più consona alle vostre capacità, alle vostre abitudini. È semplicemente questa. Io non sto qua a giudicare se l'azienda migliore è Faberlic, è Avon o è Yves Rocher, assolutamente non è questo lo scopo del canale. Spero con questo video di aver risolto, di aver risposto un po' a tutte le domande che mi fate. Spero di avervi tolto anche qualche curiosità e spero che capiate che a me fa piacere. Spero che continuate a mandarmi le vostre recriminazioni, i vostri problemi con l'azienda in generale. Ma come se vi fa piacere, fatelo anche per altre aziende, non c'è assolutamente problema. L'unica cosa è che vorrei che voi capiste che per me Avon non è il centro dell'universo come lo è per voi, ma non lo è neanche Faberlic con tutta l'attività che ho, che sta andando abbastanza bene. Semplicemente è un mezzo per portare avanti il canale. Quindi vedetela così: c'è il canale e tutto il resto intorno. Tutto quello che faccio e che cerco di fare lo faccio per il canale. Determinati video ovviamente li ho fatti per Avon perché ci siete tante ragazze che seguono Avon, ho tanti prodotti Avon, quindi non ho dovuto investire più di tanto. Ma quei video servivano a me per imparare a montare, per divertirmi nel montare, per cercare di trovare nuove strade affinché il canale prendesse anche un'altra identità. Quindi niente, ragazze, questo è tutto. Io spero di avervi chiarito questo dubbio definitivamente e che sia arrivato chiaro il messaggio e che possiate comprendere questa cosa. Spero di poter veramente ritornare presto a fare una programmazione normale che includa anche molto Avon, soprattutto perché questo significherebbe che voi potete ritornare a svolgere il vostro lavoro nel miglior modo possibile, senza avere tanti problemi, senza arrabbiature, senza preoccupazioni di nessun tipo, e che soprattutto questo problema che si sta prolungando un pochino troppo non vi porti a perdere quelle clienti che tanto faticosamente vi siete guadagnate. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, ho cercato di essere il più rapida possibile. Come sempre vi ricordo che se volete sostenere il canale potete iscrivervi con il tasto che trovate qua sotto, attivare la campanellina e sarete avvisate ogni qualvolta io caricherò un nuovo contenuto. Vi mando un bacio grande grande, grazie per aver visto questo video, ci vediamo alla prossima.